Ischia Ponte, ieri ci sono stati lavori per il ripristino della scogliera che dovrebbero servire ad arginare i danni che il maltempo causa. Io ho visto appena 10 scogli che hanno messo lì per proteggere quel piccolo tratto, ma la situazione più grave è qui, è il ponte. La situazione è che noi ogni qualvolta viene il cattivo tempo io devo andare a dormire da un'altra parte perché non posso nemmeno salire a casa. Quando fanno quei colpi di mare forte i palazzi tremano e c'è il rischio che qualche giorno crolla tutto. La scogliera, diciamo, permette una protezione completa al fabbricato, alla strada, quindi sicuramente sono molto importanti e indispensabili appunto per la salvaguardia del borgo. Sicuramente sono lavori attesi da anni, da mesi, da giorni e sicuramente sono utili, anche se sono stati lavori, diciamo, che hanno riempito un po' un buco che c'era là e poi si doveva riempire questa zona. Però questa zona probabilmente sono finiti gli scogli, perché non mi sembra una vera e propria protezione per l'abitato. In questa zona veramente è scioccante il lavoro che hanno fatto, è deprimente. È scioccante perché se questi mi vengono chiamati scogliere, questa è una scogliera, io ho dei forti dubbi e mi sembrano più dei sassolini che alla prima mareggiata arriveranno sicuramente nel piazzale, nelle verande e tutto. Per quanto riguarda poi là è stato fatto credo un buon lavoro, ma sicuramente questo non basterà a proteggere il borgo di Schiaponte. Cioè, non è solo riboccare i 10 metri di scogliere che mancavano, bisogna rifare, sistemare tutte le scogliere perché il mare dopo tanto tempo se l'ha tirate fuori e bisogna cercare di intervenire quanto prima, altrimenti ci troviamo in qualche pasticcio grosso.